fantastici, siamo tornati, siamo di nuovo al campo, io sono Daffas Foot e oggi andremo a imparare un trick di media difficoltà del calcio freestyle. Questo trick è il palle trick, che sarebbe l'unione tra due trick basi che sono l'Omi Tuzani Around the World e la M Around the World, o meglio, detto per la sigla completa, sarebbe l'Alternative Mitch Around the World. Ok ragazzi, come al solito andremo a dividere il trick di oggi in diversi step, quindi partiamo col primo step. Il primissimo step richiede di saper fare un trick che abbiamo già visto nei tutorial precedenti. Il trick di cui parlo è l'Omi Tuzani Around the World, ovvero quando sappiamo fare questo trick, che richiede una certa apertura, andremo a esercitare sempre l'apertura col piede forte verso l'esterno, ovvero questo movimento. Una volta che riusciremo a fare questa alzata verso l'esterno a un'altezza che equivale più o meno al nostro fianco, in questo modo, possiamo passare allo step successivo. Ok raga, per il secondo step è importantissimo che noi ci concentriamo tra l'apertura e la chiusura di questo trick. È un passaggio intermedio. Mentre appoggiamo questa gamba, ovvero la gamba forte che tocca per terra, dobbiamo iniziare con questo giro, in questo modo. Apriamo il trick, gamba giù. Nel momento in cui la gamba si abbassa, alziamo la gamba debole, che va poi a chiudere il trick in questo modo. Terzo step. Richiede di saper fare l'Alternative Mitch Around the World, che è questo. Questo trick è il più importante perché va a completare il palle trick, permettendo la chiusura. Quindi ragazzi, se non sappiamo fare l'Alternative Mitch Around the World, mi sa che non si va da nessuna parte. E ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video tutorial, quindi se sapete fare l'Omi Tuzani Around the World, ma soprattutto l'Alternative Mitch Around the World, provate il palle trick. Da oggi è tutto da Daffas Foot. Ciao ragazzi!